Far muovere le carte e sempre meno le persone, ricordarsi che l'obiettivo è la cura, l'attenzione sulla ricerca, il focus sulla prevenzione. L'alleanza tra l'azienda Ospedali Riuniti di Ancona e l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, specializzato nella lotta alle forme di cancro rare e non solo, è formalizzata. La conferenza stampa nella struttura dorica, guidata dal direttore generale Caporossi e da quella lombarda Stefano Manfredi, cristallizza il protocollo che nella pratica è in essere da tempo. Stefano Manfredi, direttore generale Istituto Nazionale Tumori Milano, una convenzione ma che è anche una grande alleanza tra professionalità e professionisti? Certo, un'alleanza che non comincia oggi, che è in atto da molto tempo tra i professionisti, che oggi trova un primo momento di formalizzazione, ma che auspichiamo poi vada a espandersi, a trovare nuovi settori e nuove aree. Questo primo step è concentrato principalmente sul tumore al polmone e su malattie rare, poi ci sarà modo probabilmente di allargare questa collaborazione anche a altri settori. Quando si parla di Istituto Nazionale dei Tumori si pensa a Milano, si pensa a tutto quello che da lì arriva, si pensa anche al ruolo della sanità pubblica in questo caso con gli Ospedali Riuniti di Ancona? Certo, io ho sempre sostenuto che la collaborazione tra enti pubblici nell'ambito della sanità appunto particolarmente è sempre stato una cosa opportuna, oggi non è più solo opportuna, è necessaria per la sopravvivenza, perché le risorse sono costanti nel tempo e i bisogni dei pazienti vanno aumentando, quindi non possiamo più permetterci di disperdere risorse dal punto di vista organizzativo, dobbiamo migliorare le nostre organizzazioni per collaborare e per dare qualcosa di più ai cittadini, che è vicinanza al proprio territorio, non sradicamento dalla propria famiglia se possibile, è uno degli intenti di questa convenzione e quindi su questo lavoreremo ancora, ci crediamo fortemente. La partnership permetterà ai pazienti marchigiani di accedere alle stesse cure, anche quelle sperimentali, senza dover lasciare la propria regione per recarsi nel nord Italia. Cure che riguardano specialmente, ma non solo, le neoplasie toraciche e le forme tumorali più rare, che nelle Marche colpiscono circa 2.200 persone ogni anno. L'accordo permetterà alle due strutture di portare avanti progetti congiunti anche in termini di ricerca e, perché no, accedere con più facilità ai finanziamenti pubblici per la lotta ai tumori. È un accordo strategico fra il più grande istituto oncologico pubblico italiano, che è l'INT di Milano, e gli Ospedali Riuniti delle Marche attraverso la clinica oncologica. Direi semplice, i cittadini delle Marche o tutti coloro che vengono da noi anche da altre regioni troveranno da noi tutto ciò che c'è anche a Milano nel centro di eccellenza. Non ci sono differenze, questo è l'obiettivo. Ecco, già noi oggi siamo vicini a questo. Mancano delle parti che sono quelle della ricerca applicata, eccetera. Ecco, anche sulla ricerca applicata di fase 1, cioè quella più, direi, difficoltosa, noi ci mettiamo in linea con la massima eccellenza nazionale ed europea che c'è in campo oncologico. Quindi questi viaggi, a volte definiti della speranza, no? Per andare a trovare delle risposte più importanti, più sicure, dovrebbero finire? Non finiranno di sicuro, perché il cittadino sceglie dove andare, è un diritto importantissimo la libera scelta. Però potremmo dire ai cittadini: guarda che da noi ricevi, se lo vuoi, lo stesso trattamento che ricevi a Milano. Quindi questa è un po' la differenza. I dettagli delle aree di intervento sono stati illustrati da Rossana Berardi, direttrice della clinica oncologica di Torrette e promotrice di questa convenzione. Come ci siete arrivati? Che cosa cambia per una persona che inizia un percorso di diagnosi e di cura a livello oncologico? Beh, ci siamo arrivati sicuramente nel tempo e negli anni, perché sono circa 20 anni che collaboriamo con l'Istituto Nazionale dei Tumori e che i rapporti di fiducia, stima e amicizia mi legano alla dottoressa Marina Garassino. È evidente che oggi formalizziamo un percorso istituzionale che vede partner l'Università Politecnica delle Marche, gli Ospedali Riuniti di Ancona e l'Istituto Nazionale dei Tumori a beneficio dei pazienti. Cosa cambierà domani per i pazienti? Sicuramente continueranno ad avere accesso alle cure in maniera sempre più semplificata, più agevole. Cerchiamo
cerchiamo di puntare a non far girare le persone ma far girare i documenti, e questo posso dirlo e posso testimoniarlo con certezza perché, ripeto, oggi è un punto di arrivo oltre che un punto di partenza. Per i pazienti cambierà anche la possibilità di accedere a cure sperimentali innovative, poiché entrambi i centri sono stati accreditati proprio in questi mesi per gli studi clinici di fase 1, cioè gli studi in cui nuovi farmaci vengono per la prima volta sperimentati e c'è possibilità di accedervi senza dover andare ad esempio fuori Italia. Altro ruolo importante è la possibilità di accedere a bandi di finanziamento. Da poco abbiamo vinto un bando ministeriale AIFA per la cura di una neoplasia rara ai timomi. Questo permetterà magari di dare un contributo scientifico in questo ambito, perché i tumori rari rappresentano un'importante area di collaborazione e rappresentano anche il 25-30% di tutti i tumori. Presente anche il rettore della Politecnica Sauro Longhi. Nella lotta contro i tumori la stessa università, sin dalla sua fondazione, ha sempre collaborato con strutture assistenziali regionali, sviluppando attività di ricerca assistenziali di primissimo livello, ha detto. Credo che sia un rafforzamento delle tante attività che portiamo avanti nella ricerca e nella ricerca assistenziale, con lo sviluppo di nuovi protocolli in ambito oncologico. Finalmente un accordo tra due strutture di primaria eccellenza, l'Azienda Ospedale Riuniti e l'IRCCS, l'Istituto Tumori Italiano, che credo sia di Milano, che credo sia il modo di finalizzare tante attività che stiamo svolgendo all'interno della clinica oncologica, ma non solo all'interno della clinica oncologica, perché sono tanti i reparti che sono coinvolti in questa sperimentazione, in questa innovazione di nuovi protocolli. E poi sarà un modo di finalizzare anche questi risultati nella formazione, soprattutto nell'alta formazione, soprattutto per i tanti specializzandi che avviamo a questa professione. Anna Casini, vicepresidente della Regione Marche, ha sottolineato che la peculiarità è quella di andare oltre i professionisti, incrementando la collaborazione tra istituzioni di ricerca ed enti assistenziali. Crescita degli ospedali riuniti, perché siamo la prima regione che firma con l'Istituto Tumori di Milano una convenzione che è bionivoca, nel senso che c'è una cooperazione bionivoca. Riusciamo a mettere al centro il cittadino marchigiano, che non dovrà più spostarsi né per le diagnosi né per le cure, e soprattutto tutta la parte scientifica e di sperimentazione che viene condivisa sia sulla diagnostica ma anche e soprattutto sui nuovi farmaci. Quindi un salto di qualità grande per la sanità marchigiana, che è già una sanità di qualità. Cittadini magari anche più sicuri, dovranno muoversi di meno, dall'altra parte una sanità che deve stare sempre più attenta, perché questa è una collaborazione che responsabilizza ancora di più. Una frase forse banale è quella che la sanità marchigiana mette al centro di tutti i processi il cittadino, in questo caso un cittadino ancora più fragile, ancora più debole, perché è il cittadino malato oncologico. E il mondo dell'oncologia è un mondo che per fortuna vede una sperimentazione molto veloce. La Regione Marche è di fianco e con pari dignità dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, che è la più grande eccellenza italiana. Alla conferenza stampa è intervenuta per un saluto anche la direttrice della Sanità Regionale delle Marche, Lucia Di Furia, il preside della Facoltà di Medicina della Politecnica delle Marche, Marcello Delrico, Giovanni Apolone, direttore scientifico Istituto Nazionale Tumori Milano, e Marina Chiara Garassino, responsabile oncologia polmonare della Divisione di Oncologia Medica 1 dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. La convenzione, riconoscendo formalmente questa cooperazione bionivoca e paritaria, permette in definitiva sia di aumentare le possibilità di risposta alla patologia in termini clinici e di ricerca, dal punto di vista medico e scientifico, sia di rendere minimi disagi agli stessi pazienti e alle famiglie, evitando, salvo esigenze particolari e specifiche, spostamenti, viaggi e trasferte, attraverso l'applicazione di protocolli condivisi e metodologie integrate. Gli ospedali riuniti e le Marche, insomma, continuano, anche in virtù della collaborazione sancita con l'autorevole Istituto Milanese, a porsi come un'eccellenza nazionale anche in campo oncologico, aprendo di fatto nuove e benaguranti prospettive di assistenza per i propri cittadini.